Aperto e battenti a Bari, AgriLevante 2015, rassegna delle macchine e delle tecnologie per le filiere agroalimentari del Mediterraneo che si svolge presso la Fiera del Levante dal 15 al 18 di ottobre. Taglio del nastro alla presenza dell'assessore regionale all'agricoltura Leonardo Di Gioia. La rassegna conferma la propria vocazione internazionale attraverso la presenza di oltre 300 espositori ed una superficie espositiva di 50.000 metri quadri, oltre a circa 50 aziende di nazionalità estera provenienti dall'Europa e dal Giappone. Numerosi i visitatori e delegazioni ufficiali di operatori economici dei paesi dell'Europa mediterranea, dell'Europa orientale, nonché dei Balcani, del Medio Oriente e dell'Africa subsahariana, che oltre ad esprimere una domanda crescente di tecnologie meccaniche, rappresentano per le industrie del settore un mercato sempre più interessante. AgriLevante rappresenta la piattaforma ideale per il rilancio del settore, eccellenze della produzione tecnologica che fa ben auspicare per il prossimo futuro in relazione ai dati sulla ripresa delle esportazioni in tutti i maggiori paesi del bacino del Mar Mediterraneo. Ci confrontavamo col Presidente circa la straordinaria presenza di espositori e l'affluenza già importante in queste prime ore. Per il sistema agricolo avere una vetrina a livello regionale, ovviamente su base meridionale, che consenta di verificare le innovazioni tecnologiche, che ci metta al cospetto dell'intero Mediterraneo e quindi diventi punto di attrazione di altre nazioni, è una funzione essenziale. Quindi ovviamente la regione si fa promotrice assieme a coloro i quali organizzano, alla presidenza della fiera, alla stessa associazione dei produttori, per dare maggiore corposità a questa iniziativa, per trarne il maggior beneficio, per avere la migliore innovazione appunto a disposizione. Il mondo agricolo è un mondo nel quale oggi si sperimentano le tecnologie più avanzate, la meccanica più avanzata, l'informatica anche inizia ad essere un elemento determinante per quei sistemi di automazione, quindi noi oggi abbiamo un grande interesse a promuovere queste iniziative e a farla diventare un'iniziativa stabile nelle forme e stabile anche nei risultati, in un contesto ovviamente dinamico rispetto al quale ci confrontiamo. Questo appuntamento, questo evento che noi organizziamo qui a Bari quest'anno è l'evidente dimostrazione dell'evoluzione che ha avuto la possibilità di far incontrare le agricolture di tutta l'area mediterranea, ma io tenderei anche ad allargare questo concetto. L'area mediterranea, l'area dei paesi emergenti africani, medio orientali e asiatici. Abbiamo portato qui a Bari in questa edizione, con la collaborazione di ICE e del Ministero di Sviluppo Economico, la possibilità di incontrare 30 delegazioni ufficiali dai più svariati paesi del mondo con i nostri operatori, con i nostri costruttori. Sono in programma all'incirca un migliaio di incontri B2B nei quali si potranno avere dei contatti operativi tra queste realtà e queste esigenze e la nostra capacità di dare risposta alle agricolture di tutte le latitudini. Questa è la nostra forza che abbiamo dimostrato negli anni. Questo evento ormai è il palcoscenico ideale dove poter dare luogo a queste attività. Quindi noi riteniamo che con la collaborazione ovviamente delle istituzioni e di tutta la parte relativa all'organizzazione di eventi fieristici qui a Bari, noi possiamo davvero mettere in campo una macchina, per rimanere in tema, di grande performance e prestazione. E sono convinto che con lo sviluppo che si potrà avere nell'area del Mediterraneo, anche della sponda africana settentrionale e poi dei paesi dell'Africa subsahariana, questa diventerà davvero la fiera di riferimento e l'esempio per tutte le manifestazioni che vogliono toccare questi aspetti.